Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Video che, diciamo, definirei ancora una volta atipico. In realtà è atipico perché siamo sempre su TikTok, che ormai è il social preferito da cui tributare i video e prendere in giro tutto quello che gravita attorno a questa applicazione. Ma oggi siamo veramente su un nuovo livello. Ho trovato, ho scoperto, oggi faccio da cecchetto del terzo millennio. Ho scoperto, credo, il profilo TikTok migliore mai scoperto, o forse il più cringe. Il TikToker in questione ha solamente 21.300 seguaci, ma adesso vi faccio vedere le potenzialità di questo profilo, partendo da questo video, che è il video, diciamo, che me l'ha fatto scoprire. Salve Dio! Sì, posso farti una domanda? Certamente. Quant'è 1 milione di anni per te? Quant'è 1 milione di anni per te? Chiede lui al se stesso Dio. Anche un po' blasfemo, se vogliamo vederlo sotto un certo punto di vista. Ma tutto è bello in questo TikTok. La location, il green screen, la scelta della musica a 8749 decibel. Un secondo. E Quanto è 1 milione 1 milione di anni di un euro, secondo? un euro. Puoi darmi 1 euro, per favore? Ehi, aspetta un secondo. E finisce così. Lui, il vero lui, si rimpicciolisce, si mette alla destra del padre e vola via nell'orizzonte e Dio se la ride. Anche un non so che di metaforico, se ci pensate. Se la vogliamo vedere sotto un certo punto di vista, c'è un non so che di metaforico, se pensate che effettivamente. Guarda che schifo. La sistemerò presto, ci saranno nuove cose molto più fighe qua dietro. Comunque, cioè, capite effettivamente l'effetto un po' burla, una burla all'italiana di Gesù. Ma ovviamente questa è solo la punta dell'iceberg, perché la cosa più bella quando scovate questo tipo di video è andare proprio a fondo del canale e vedere ad esempio gli altri contenuti. Allora, qui c'è lui con una foglia di cavolo, sempre diciamo a gambe conserte su un letto, probabilmente nel Nebraska o comunque in Lapponia, che non è il Nebraska, io non so che comunque è in una zona di freddo, va bene. Allora, lui con un coltello taglia la foglia del cavolo. È un uomo vestito da foglie di cavolo, accusando un dolore al buco del culo, probabilmente, scappa via. And the Oscar goes to. Signori, Mozart. Cavolo. Torna lui, che si catapulta, una serie di immagini di cavoli in green screen senza motivo. E rivola. Lui comunque è il numero uno perché fa queste transition, questi viaggi dentro e fuori pazzeschi. Tra l'altro, solo adesso mi accorgo dell'avvio. Seguo solo chi mi stima, con costanza, con dedizione, con affetto. Sei tu? Un po' come, non lo so, le vecchie locandine, quelle americane per reclutare le persone in marina, no? We want you. Anche lui dice: sei tu quello che mi seguirà con affetto, stima e dedizione? Lo possiamo scoprire solo vivendo. Ma andiamo avanti. Nuvole. Descrizione del TikTok. Nuvole. Tutti noi siamo abituati a calpestare i pensieri degli altri, mentre sosteniamo sempre i nostri. E fin qui c'è un non so che di filosofico, e tra l'altro, come dargli torto, è vero, siamo in una società sempre più egoista, individualista e poco volta all'aiuto del prossimo. Dai, cerchiamo di cambiare. Non ho ben capito la signorina scalza cosa mi rappresenti nella narrazione, ma sicuramente un attimo, un attimo, perché giocherà il suo ruolo, credo. Lui intanto sta facendo figa la maratona di Gianni Morandi. Sono 3 quarti d'ora che corre. Scoiattolo! Che corre interrottamente. Qualcosa mi fa temere che sia lui in loop, ma forse sono io che sono una malalingua. Secondo me è proprio lui che si è fatto quei 20 km per fare un TikTok. Attenzione! È riuscito ad acchiappare la signorina. Probabilmente ci ha messo anche un po' di palla. E poi vola via. La signorina soddisfa. E ritorna però con questo 360! E finisce così.
In realtà il tutto si poteva concentrare in un video selfie dicendo siate altruisti e non così egoisti, ma lui ci ha fatto un TikTok intero con green screen, nuvole e ragazze scalze danzanti. Tutto magico. Andiamo avanti, Gravità Zero. Questo ha fatto 227.000 views. Partiamo con il nostro, io lo definirei il nostro nuovo idolo, va bene, chiamiamolo maestro, che tanto ormai si affibbia un po' a tutti, no? Oggi mi è caduta una mela su un piede. Ai 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 ai. Devo rivederlo. È caduta una mela su un piede. Ai 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 ai. Three weeks later. Beh, io quasi quasi una serie su Netflix gliela scritturerei, visto la merda che sta succedendo ultimamente su Netflix. Comunque, scelta sempre pazzesca delle colonne sonore, questa volta ci delizia con The Final Countdown, che proprio si confà benissimo al mood di questo video, probabilmente. Ma poverina, non è colpa sua, lei sarebbe stata volentieri attaccata al suo albero. E appunto... Il problema è la forza di gravità che... Porca miseria, porca troia, la forza di gravità, miseriaccia. Se Newton si fosse fatti gli stacchi suoi, probabilmente ora non staremmo a guardare questo TikTok. Senza di lei, noi potremmo fare dei salti, dei balzi, andare persino in America. Ah, vedi, è andato in America di culo, ci ha dato una culata al mondo e poi è tornato sul suo tronco. Ora, fare un salto sulla luna, con un solo balzo. Ma come sarebbe bello. E poi svanisce. Bellissimo. Se una volta in pensione dovessi mai arrivare a fare questi contenuti, non fatemici andare mai. Vabbè che non ci andrò mai comunque in pensione, quindi... Vabbè che non ho nemmeno un vero lavoro, quindi... In 4 TikTok ho imparato, penso, più di tutto il mio corso di studio universitario. Non che fosse difficile. Attenzione, attenzione, perché si inizia questo TikTok non con un green screen, quindi con una immagine reale, tangibile. Oggi vi presento i miei quadri che chiamo i miei figli di colore. Cosa avrà voluto dire? Ma soprattutto, a questo punto, ci è o ci fa? Restate connessi per scoprire le risposte alle nostre domande lecite. Tabar rappresenta... Oh, ecco, poteva non esserci il green screen anche in questo video? Ovviamente no, quindi proprio entriamo nei quadri del maestro. Dalla tristezza circondata da tanto silenzio e ingratitudine. Maestro, perché più di metà dello schermo sono farfalline in green screen che distolgono... lo sguardo dalla sua opera. Anche lei però così, porca putt***a, non ci aiuta, perché adesso io mi sto flippando con le farfalline. Chissà lei che farfalline ha. No! E non mi riesco a concentrare su Tabar. Mist è quella nebbiolina che nasconde a tutti i miei sentimenti e le... Ah, maestro, anche, posso farle un altro piccolo appunto? So che sto risultando un po' un cacacà. Ma se lei si mette in mezzo alla fava, io i quadri non li riesco ad apprezzare. Lei si doveva mettere fuori, scostare sui green screen e fare un voice over, maestro. Mist. Riflessioni dove la mia sagoma si riflette in una pozzanghera che sfuma tutti gli entusiasmi. E perché fa così, maestro? Perché è la così triste? Accompagna nel cammino, punto grigio. Divento un punto tutti i colori grigio, allegri, sferzanti, vitali. No, ecco. Allora, intanto complimenti perché lei è un uomo dalle mille e una potenzialità. Le scale mobili si scendono in piedi. Se qualcuno come me prova modi diversi, se ne accorgerà presto. Anche salirle contromano è molto faticoso, pericoloso e stupido, direi. Molto stupido. Po 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 po. Ma perché c'è sta canzone? Comunque minchia è bello fissato con la neve, eccetera. Allora ci sono dei pupazzi di neve così che compaiono e scompaiono. Allora saliamo e scendiamo sempre a testa alta. È un aereo finale che spazza, diciamo, via tutti i dubbi. Qualora già non fosse abbastanza introiato questo TikTok. 222.000 views, devo dire che sicuramente ci sarà un motivo. Avete mai preso in mano un pulcino? Oppure una gallina, un piccione. No, no. Insomma, avete mai toccato un uccello? Forse ho sentito male. Avete mai toccato un uccello? Ho sentito bene. Quando da piccolo ho toccato un pulcino, sono corso da mia nonna per avvisarla che aveva la febbre. Sì, era caldissimo, come tutti gli uccelli. Ha
audio con del potenziale. Porca madre. E lui risponde in maniera consapevole: grazie, una voce conquista in due modi. Primo come si dice e secondo quel che si dice. Però che grande, guarda che risposta veramente super top. Il pubblico su TikTok è veramente il peggiore nel senso buono che esista. Minchia, ero sicuro che i commenti sarebbero stati pieni di ste battute. La temperatura corporea degli uccelli è di circa 40 gradi. Stanno bene in estate, ma soffrono tanto in inverno, poverini. Il freddo è da sempre nemico degli uccelli, questa concedetemela anche a me, perché tanto so che già ci sarebbe stato il Viva Maria nei commenti. Piccioni che passano nel frattempo e poi minchia sparano in alto tipo un'iperbole, ma manco un'iperbole, come una catapulta. Bene, proseguiamo con gli elettroni versione estiva. Vediamo un po' gli elettroni versione estiva. Voi volete vedere? Io sì. Oggi sono un elettrone, cresco e divento un atomo, poi incontro tante atomine, faccio una famiglia e divento una molecola. Persino l'elettrone ha una vita sentimentale più attiva della nostra. E questo credo sia innegabile. Vado ad abitare in una città di molecole e divento una persona. E che come top. Tutte le persone. Ah, e lui piano piano da piccolo piccolo si sta ingrandendo nella sua stanza. È tutto bellissimo finora. Ogni tanto mi arrabbio, così mi ricordo dell'infanzia e mi girano gli elettroni. Ah, maestro! Ce l'ha fatta anche lei a darci una piccola battuta. Un piccolo scivolone, ecco, una burla all'italiano del maestro. Cioè, gliela concediamo, no? La risata credo sia la cosa più bella. Nel frattempo scompare, attenzione, gli hanno inculato il muro di casa che diventa dei fuochi d'artificio. Out of nowhere. Anche il cappello sta intanto robottini che partono senza motivo davanti allo schermo, corrono verso un cazzo di niente. Test, un successo invernale verrà ripetuto anche in estate? Che cazzo significa? È un po' di altri green screen gratis che si trovano su YouTube senza motivo. Ah, perché forse sto video l'aveva messo in inverno e ha fatto anche la versione estiva, però col maglione di Pile di 87 gradi. Ciao ragazze, io sono vegano, lo sono per scelta. Vegan, se non si fosse capito. Perché ho visto la sofferenza degli animali. È giustissimo. Quando vengono stabulati, quando vengono sfruttati, quando sono macellati. Allora, io credo che quelle ragazze, così a occhio e croce, maestro, non stessero ansimando per il suo veganesimo, che per carità, nobilissimo. Credo che aspirino a qualcosa dalle fattezze leggermente più carnose. E avete ancora un po' di sensibilità. Soprattutto quella davanti, proprio. Sono sicuro, maestro, che lei sta prendendo uno strafalcione. Un granchio, ecco. Abolite o riducete la carne, grazie. Cioè, io immagino lui che cerca su YouTube i green screen gratis per poterci fare poi i TikTok. Concludiamo questo tour, questo volo iperbolico nella scienza e nella cultura con la lava. Lui intanto sta cagando un intero vulcano, una massa magmatica. Sulla lava di un vulcano riescono a farlo in pochi. Uno degli altri grandi talenti oltre alla pittura del maestro. Dopo un po' però non resisto più e mi faccio salvare da un amico. Ti prego, dimmi chi è. Oh, l'amico con l'acqua scooter. E lui però si lancia da tutt'altra parte, quindi non si capisce come minchia l'abbia salvato, ma ci è riuscito. Ah no, eccolo. Woo! Madonna, che montaggi. Io sono sicuro che Angelo non saprebbe fare questi montaggi. Ed è proprio per questo che ho deciso di diventare un tuo discepolo. Fine, il video finisce così. Seduti sulla lava ci si può stare veramente in pochi, ma dopo un po' non ce la faccio più e mi salvo un amico in acqua scooter. Ma quale sarà stata la morale di questo TikTok apparentemente amorale? Fatemelo sapere voi nei commenti, perché sono veramente curioso. E se ci dovesse essere magari una parte 2 di questo video, partiremo proprio da questo, dalla lettura della morale di questo TikTok. Se avete altri profili TikTok un po' particolari a cui vorreste che io reagisca, linkatemeli proprio su TikTok o qui nei commenti, così rimangono per sempre. Vado a riflettere, perché ci deve essere una spiegazione. Allora, vulcano ha eruttato, come diceva anche un altro famoso maestro.